Emilio Salgari, I pirati della Malesia. Parte prima, La tigre della Malesia. 1. Il naufragio della Yang India. Mastro Bill, dove siamo? In piena Malesia, mio caro Kammamuri. Ci vorrà molto tempo prima di arrivare a destinazione. Birbone, ti annoi forse? Annoiarmi no, ma ho molta fretta e mi pare che la Yang India cammini ad agio. Mastro Bill, un marinaio sui 40 anni, alto più di 5 piedi, americano puro sangue, sbirciò con occhio torvo il suo compagno. Questi era un bell'indiano di 24 o 25 anni, di alta statura, d'una tinta molto abbronzata, di lineamenti belli, nobili, fini, con le orecchie adorni di pendenti e il collo di monili d'oro che gli ricadevano graziosamente sul nudo e robusto petto. «Corpo di un cannone!» gridò l'americano indignato. «La Yang India cammina ad agio? Questo è un insulto, maratto mio!» «Per chi ha fretta, Mastro Bill, anche un incrociatore che fila 15 nodi all'ora va ad agio!» «Diavolo! Che cos'è tutta questa fretta?» domandò il mastro grattandosi furiosamente la testa. «Oe, briccone, c'è qualche eredità da raccogliere?» «Altro che eredità, se sapeste!» «Di, su, giovanotto!» «Non ci odo da questo lato!» «Capisco. Tu vuoi fare il sordo. Chissà che cosa c'è sotto. Quella ragazza che hai con te. Ma dite, mastro, quando arriveremo?» «Dove?» «A Sarawak.» «L'uomo propone e Dio dispone, ragazzo mio. Potrebbe piombarci addosso un tifone e mandarci a bere nella gran tazza tutti.» «E poi?» «E poi potrebbero giungere addosso i pirati e mandarci al diavolo con due braccia di corda per cravatta e un Chris piantato fra le costole.» Esclamò l'indiano facendo una smorfia. «Ci sono dei pirati qui?» «Come ci sono gli strangolatori nel tuo paese.» «Dite davvero?» «Guarda laggiù, dritto al buon presso. Che cosa vedi?» «Un'isola.» «Bene, quell'isola è un nido di pirati.» «Come si chiama?» «Monpracem. Mette i brividi solo nominarla.» «Davvero?» «Laggiù, mio caro, vive un uomo che ha insanguinato il mare della Malesia.» «Come si chiama?» «Porta un nome terribile. Si chiama la tigre della Malesia.» «Se ci assalisse, che cosa accadrebbe?» «Un massacro generale. Quell'uomo è ancor più feroce delle tigri della giungla.» «E gli inglesi non vanno a distruggere la sua orda?» chiese l'indiano, sorpreso. «Distruggere i tigrotti di Monpracem è affare serio», rispose il marinaio. «Alcuni anni or sono, nel 1850, gli inglesi, con una poderosa flotta, bombardarono l'isola, la occuparono e fecero prigioniera la terribile tigre. Ma, prima di arrivare a Labuan, il pirata non si sa come scappò.» «E ritornò a Monpracem?» «Non subito. Per 2 anni non si fece più vedere. Poi, al principio del 1852, riapparve alla testa di una nuova banda di pirati malesi e dayaki della più terribile razza. Massacrati i pochi inglesi stabilitisi nell'isola, vi si insediava, ricominciando le sue sanguinarie imprese.» In quell'istante, un colpo di fischietto risuonò sul ponte della Yang India, accompagnato da uno sbuffo di vento fresco che fece gemere i tre alberi. «Oh oh!» fece Mastro Bill, alzando vivamente la testa. «Fra poco si ballerà disperatamente.» «Lo credete, mastro?» chiese l'indiano con inquietudine. «Vedo laggiù una nuvola nera coi margini color di rame che non pronostica di certo la calma. Corriamo pericolo, forse?» «La Yang India, giovanotto mio, è un legno solido che se ne ride dei colpi di mare. Orsù, alla manovra, la gran tazza comincia a bollire.» Mastro Bill non si ingannava. Il mare della Malesia, sino allora terso come un cristallo, cominciava ad incresparsi come fosse scosso da una commozione sottomarina e a prendere una tinta plumbea che nulla prometteva di buono. All'est, verso la grande isola di Borneo, s'alzava una nube nera come il catrame, con le frange tinte di un rosso ardente, e a poco oscurava il sole prossimo al tramonto. Per l'aria, giganteschi albatros, in preda ad una viva inquietudine, svolazzavano sfiorando le onde ed emettendo rauche strida. Al primo colpo di vento era seguita una specie di calma che metteva in maggior apprensione gli animi dei naviganti. Poi all'est cominciò a rullare il tuono.
«Sgombrate il ponte!» gridò il capitano McClintock ai passeggeri. Tutti, a malincuore, obbedirono scendendo per i boccaporti di prua o di poppa. Uno però era rimasto sul ponte e quest'uomo era l'indiano Kammamuri. «Olà, sgombrate!» tuonò il capitano. «Capitano!» disse l'indiano facendosi innanzi con passo fermo. «Corriamo pericolo?» «Lo saprai quando la tempesta sarà cessata. Bisogna che io sbarchi a Sarawak, capitano. Sbarcherai se non coliamo a picco.» «Ma io non voglio andare a picco, mi capite? A Sarawak ho una persona che...» «Olà, Mastro Bill! Levatemi dai piedi quest'uomo! Non è questo il momento di perdere tempo!» L'indiano fu trascinato via e cacciato giù nel boccaporto di prua. Era tempo. Il vento soffiava già dall'est con grande violenza, ruggendo su tutti i toni fra l'attrezzatura della nave. La nube nera aveva preso proporzioni gigantesche, coprendo quasi interamente la volta celeste. Nel suo seno brontolava incessantemente il tuono, correndo all'impazzata da levante a ponente. La Young India era un magnifico tre alberi che portava ancora bene i suoi 15 anni. La sua costruzione leggera ma solida, lo sviluppo veramente enorme di vele, lo scafo a prova di scoglio ricordavano uno di quegli audaci violatori di blocco che ebbero una parte così importante e che può chiamarsi leggendaria nella guerra americana. Partito il 26 agosto del 1856 da Calcutta con un carico di rotaie di ferro destinato a Sarawak e montato da 14 marinai, da 2 ufficiali e da 6 passeggeri, grazie alla sua velocità e ai buoni venti, era giunto in meno di 13 giorni nelle acque del mare malese e precisamente in vista della temuta isola di Mopracem, un covo di pirati da cui bisognava ben guardarsi. Sfortunatamente la tempesta stava per scoppiare. Il mare esigeva il suo tributo prima che la traversata si completasse, e si vedrà in seguito quale sorta di tributo. Alle 8 di sera l'oscurità era quasi completa. Il sole era scomparso in mezzo alle nuvole e il vento cominciava a soffiare con veemenza estrema, facendo udire ruggiti formidabilmente. Il mare, agitato sino agli estremi limiti dell'orizzonte, montava rapidamente. Ondate enormi, irte di spuma, si formavano come per incanto cozzando e ricadendo, infrangendosi rabbiosamente contro Mopracem, la quale ergeva la sua massa cupa e sinistra fra le tenebre. La Young India correva a bordate, ora lanciandosi sulle mobili montagne a squarciare coi suoi alberetti la caliginosa massa delle nubi, ora precipitandosi negli avvallamenti dai quali penava ad uscire. I marinai, scalzi, coi capelli al vento, i volti contratti, mormoravano in mezzo all'acqua che non trovava sfogo sufficiente negli ombrinali. Comandi e bestemmie si mescolavano i sibili dalla tempesta. Alle 9 di sera il tre alberi, sballottato come un giocattolo, anzi, come un semplice fuscello di paglia, era nelle acque di Mopracem. Malgrado tutti gli sforzi di Mastro Bill, che rompevasi le mani sulla ribolla del timone, la Young India fu trascinata tanto vicina alla costa irta di scogliere, di isolotti madreporici e di bassi fondi, da temere che vi si infrangesse contro. Il capitano McClintock, con suo grande terrore, scorse numerosi fuochi accesi fra le sinuità della spiaggia e, al chiaror di un lampo, ritto sull'estremo ciglione d'una gigantesca rupe che cadeva a piombo sul mare, scorse pure un uomo d'alta statura, con le braccia incrociate sul petto, immobile fra gli elementi scatenati. Gli occhi di quell'uomo, che sfolgoravano come carboni accesi, si fissarono su di lui in modo strano. Gli parve anzi che alzasse un braccio e gli facesse un gesto amichevole. L'apparizione del resto durò pochi secondi. Le tenebre tornarono a farsi fitte e un colpo di vento allontanò rapidamente la Young India dall'isola. «Che il buon Dio ci salvi!» esclamò Mastro Bill, che aveva pure scorto quell'uomo. «Quello era la tigre della Malesia!» La sua voce fu soffocata da uno scoppio spaventevole di tuono che si ripercorse nelle profondità del cielo. Quello scoppio parve il segnale di una musica assordante, indescrivibile. Lo spazio si infiammò, illuminando sinistramente il mare in tempesta. Le folgori cadevano, descrivendo per l'aria mille angoli bizzarri, mille curve diverse, inabissandosi fra le onde e roteando vertiginosamente attorno alla nave, seguite da scrosci spaventosi. Il mare quasi volesse gareggiare con quei tuoni, s'alzò enormemente. Non erano più onde, ma montagne d'acqua scintillanti sotto la vivida luce dei lampi, che si slanciavano furiosamente verso il cielo, come attratte da una forza soprannaturale e che s'accavallavano le une sulle altre, cangiando forma e dimensione. Il vento entrava talora a far parte di quella terribile gara, ruggendo furiosamente e cacciando innanzi a sé nembi di pioggia tiepida. Il tre alberi, sbandato spaventosamente ora sul tribordo e ora babordo, aveva un gran da fare a tenere testa agli elementi scatenati. Gemeva come se si lagnasse di quei formidabili colpi di mare che lo coprivano da prua a poppa, atterrando l'equipaggio. S'alzava, traballava, sferzava le acque col suo buon presso, veniva ora respinto a nord e ora respinto a sud, malgrado gli sforzi disperati del timoniere.
Vi erano momenti in cui i marinai non sapevano se galleggiassero ancora o se stessero colando a picco, tale era la massa d'acqua che balzava sopra le semi-infrante murate. Per colmo di sventura, a mezzanotte il vento che soffiava sempre più tremendo da nord balzò improvvisamente all'est. Non era più possibile lottare. Tirare innanzi col tifone che assaliva a prua era tentare la morte. Quantunque nessun approdo si presentasse sulla via dell'ovest, eccettuate le temute sponde di Mombrachet, il capitano McClintock dovette rassegnarsi a porsi alla cappa e a fuggire con tutta la celerità che permettevano le poche vele ancora rimaste spiegate. 2 ore erano scorse da che la Young India aveva virato di bordo, inseguita con accanimento senza pari dai marosi che pareva avessero giurato la sua perdita. I lampi erano diventati assai rari e l'oscurità tanto fitta da non permettere di vedere a 200 passi di distanza. Ad un tratto, agli orecchi del capitano giunse quel fragore caratteristico delle onde quando si infrangono contro le scogliere. Fragore che il marinaio sa distinguere anche in mezzo alle più spaventevoli burrasche. «Guarda a prua!» tuonò egli, dominando con la voce il fracasso delle onde ed i fischi del vento. «Mare rotto!» gridò una voce. «I frangenti! Tuoni!» urlò un'altra voce. Il capitano McClintock si avventò a prua, aggrappandosi allo straglio del trinchettino per issarsi sulle murate. Non si scorgeva nulla. Tuttavia, tra le raffiche si udiva distintamente il muggire della risacca. Non v'era da ingannarsi. A poche gomene da altri alberi sergeva una catena di frangenti, forse una diramazione di quelli di Mombrachet. «Attenti a virare!» urlò egli. Mastro Bill, unendo tutte le forze, tirò vivamente a sé la riborda. Quasi nel medesimo istante, la nave toccò. L'urto però era stato appena sensibile. Solamente una parte della falsa chiglia era stata strappata dalle punte aguzze delle madrepore che formavano le cime dei frangenti. Disgraziatamente, il vento soffiava sempre da poppa e le onde spingevano innanzi. L'equipaggio, che in quel terribile momento conservava uno straordinario sangue freddo, riuscì a virare di bordo. La Young India poggiò al largo con una bordata di 200 metri, sfuggendo le scogliere attorno alle quali urlavano, come molossi affamati, le onde. Pareva che tutto dovesse andar bene. La sonda, filata in furia, aveva dato a prua 14 braccia di profondità. La speranza di salvare la nave cominciava a nascere nell'animo dell'equipaggio quando, d'improvviso, il fragore della risacca tornò a farsi udire dritto l'asta di prua. Il mare si sollevava con maggior violenza di prima, segnalando una nuova barriera di frangenti. «Poggia tutto, Bill!» tuonò il capitano McClintock. «I frangenti sotto prua!» urlò un marinaio che era sceso fino alla dolfiniera del Bonpresso. La sua voce non giunse fino a poppa. Una montagna di acqua si rovesciò sul tribordo respingendo violentemente il tre alberi a babordo, atterrando l'equipaggio aggrappato ai bracci delle vele e sfondando le imbarcazioni contro le gru. S'udì un muggito formidabile, uno schianto come di legni infranti, poi un cozzo spaventevole che fece oscillare gli alberi da poppa a prua. La Young India era stata sventrata d'un colpo dalle punte aguzze dei frangenti e 6 marinai, strappati dalle onde, erano stati gettati contro le scogliere.